Andiamo a verificare l'accordo fatto da Massimo Tosi con il nostro Domenico Marocchi. È vero che è un accordo, però dobbiamo ringraziarlo perché anche oggi apre la sua finestra sull'Italia e quindi siamo a San Benedetto del Tronto, in un luogo straordinario, vero sì, Massimo? Bellissimo. Ruffianello. Esattamente, esattamente. Guardate, guardate che meraviglia, perché questo, noi siamo al MAM, che è Museo Arte sul Mare. Infatti queste opere, questa che intanto stiamo osservando, è un po' la scena del presepe, sono proprio adagiate sugli scogli vicino al mare. E sapremo qualcosa in più ovviamente dal nostro ospite. Andiamo di qua, così la nostra telecamera ci può inquadrare. Siamo qui in mezzo. Allora, Fabrizio Mariani, vicepresidente dell'associazione L'Altra Arte. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, qua vediamo, sono opere straordinarie perché intanto per la posizione e poi sono tantissime, non solamente queste che vediamo, ma ogni scoglio praticamente è un'opera d'arte. Quante sono in totale? In totale sono 200, quest'anno abbiamo raggiunto proprio il numero di 200 sculture che poi vengono realizzate da artisti provenienti un po' da tutto il mondo. Da tutto il mondo, sì, ogni anno, e questo è il 28esimo anno di della manifestazione che avviene all'inizio di giugno, vero? Ecco, infatti intanto il nostro operatore sta inquadrando queste opere. Guardate la luce del sole che si infrange, che arriva sul mare. È sempre uno spettacolo meraviglioso. È bellissimo la mattina qui. Ma poi volevo chiedere, queste opere sono in travertino, non si deteriorano, non si rovinano un po' con il sole, l'aria salata, ecco, diciamo col salmastro? No, il travertino è resistente. Più che altro sono le pitture che subiscono magari l'azione della salsedine e quindi di tanto in tanto la parte, diciamo, il terzo braccio del molo le ritocchiamo con altri artisti che vengono. Direi. Ecco, qui ce n'è un'altra molto interessante, adesso la vedremo nel dettaglio. Cosa ci può dire di questa? Questa è praticamente una scultura fatta quest'anno, realizzata proprio quest'anno bellissimo. A giugno. E dalla targhetta vediamo che comunque sia è un cervello che studia la pace, ecco. Per la pace, per la pace nel mondo. Il messaggio è importante. Sì. Adesso invece con Fabrizio andiamo a trovare delle ospiti molto particolari. Guardatele, ecco, possiamo già inquadrarle. Le mie amiche di oggi sono stupende, sono le retare, così vengono chiamate. Buongiorno a voi, buongiorno. 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 Allora, come vedete, stanno aggiustando un po' le reti. Lei è la signora Vittoria? Sì, sì, Vittoria. Vittoria, che sta facendo esattamente? Sto facendo la rete perché è una nostra tradizione dei mestieri antichi. Però io vorrei che questo me lo dicesse col suo dialetto antico. Che sta facendo? La rete. La rete. Stiamo a rappresentare i mestieri da una volta. E questo come si chiama? Vittoria. Questo si chiama l'umurel. L'umurel? Questo si chiama la linguetta. La linguetta, giustamente. Però prima, mentre noi passeggiavamo, la sentivo cantare. Si faccia sentire, ancora, signora Vittoria. Per noi, sentiamo. Allora, questa sturnella allegra che te canta. O mare bell'azzurro lucente. Bravissima. Senti, allora io direi di mandare questo video a Carlo Conti, così a febbraio possiamo sentirla ancora su un grande palco, quello dell'Arena. Magari arriva la diva di Hollywood. La diva di San Benedetto. Insieme al nostro divo di San Benedetto, che è Domenico Marocchi. Bravo. Dia un bacio a Domenico. Sono tutti divi qua, Massimo. Tutti siamo divi. Siamo tutti divi. Fabrizio, intanto allora, io le trovo meravigliose loro, vero? Bellissime, fanno parte della tradizione san benedettese e quindi le apprezziamo tantissimo. Direi, intanto vediamo altre opere, vediamo questa. Questa è la vela. È la vela che è stata realizzata da Genti Tavanxiu. E niente, è una vela simbolica. È simbolica proprio di questo. Perché come potete vedere, chiedo all'operatore di girarsi proprio a 180 gradi. Le opere sono lungo tutto il molo. Che quant'è? Un chilometro più o meno? 940 metri. Massimo, è bellissimo. Di precisione, perfetto. Vero, è stupendo. Perché grazie, Massimo, a voi. Devi sapere grazie una cosa: signora. Che Taranto. Viva San Benedetto del Tronto! No, dico Taranto, San Benedetto del Tronto, e per fortuna in cucina c'è Roma. Perché io so di Roma e quindi a Roma non ci stiamo mai perché stiamo qui e finalmente abbiamo Roma in cucina. Vieni che ti presento.